tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Qualche tempo fa ho fatto su Instagram un video in cui vi chiedevo che tipo di video vi avrebbe fatto piacere vedere sul mio canale nel 2019 e praticamente in tantissimi avete votato un video sulle graphic novel. In particolar modo mi è stato richiesto un video su tutte le graphic novel che ho letto fino ad adesso. Ora, questa cosa non è propriamente possibile perché io mi sono liberata di alcune graphic novel che mi sono così piaciute ma che non rileggerei e di conseguenza ho ottenuto soltanto quelle a cui ho dato voti molto alti e quelle a cui mi sento molto legata, che non sono comunque pochissime, quindi tagliamo questa intro e andiamo diretti nel video. Prima di iniziare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quelle alle mie affiliazioni Amazon, dove se comprate là io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. Ve ne parlerò comunque abbastanza velocemente perché sono tante, nonostante non siano tutte quelle che ho letto. Comunque, per ogni cosa vi ricordo che metto giù nell'info box il mio link su Instagram e se cliccate sull'hashtag ValerieTKReviews trovate tutte le recensioni che io ho fatto, quindi anche quelle di tutte le graphic novel che io ho letto. Andiamo un po' a caso, però la mia preferita ve la lascio praticamente alla fine. E la prima che vedo qua è Brina e la banda del sole felino di Salati e Cornia. Questa graphic novel tratta di un gattino, appunto Brina, una gattina in realtà, che sparisce dalla casa dei propri padroni e vive un'avventura da gatta randagia. Ora, è una graphic novel molto tenera, sentite zampettare qua intorno il mio cane. Dicevo, è una graphic novel molto tenera che comunque fa in un certo qual modo riflettere, in particolar modo sulla condizione degli animali randagi ed anche sull'indipendenza, sull'amore nei confronti di un animale e sull'importanza che bisogna dare a un animale nel momento in cui lo si accoglie in casa propria. A me questa qua è piaciuta tantissimo, nonostante sia piccolina, e i disegni sono molto belli, nonostante possano essere considerati forse da alcuni bambineschi, soprattutto per la cover. In realtà, secondo me, questa graphic novel si è destinata principalmente a lettori da 7 anni in su, però può essere apprezzata da tutti, insomma. Io di anni ne ho 26, eppure l'ho apprezzata. Queste due ve ne parlo insieme, vale a dire Il sentiero smarrito e L'uomo montagna di Gautier e Flechet. Non so parlare francese, quindi non so come si pronuncia. Queste due graphic novel sono graphic novel molto fiabesche, che hanno protagonisti e ambientazioni molto sui generis, dei disegni molto strani ed evocativi che mi sono piaciute tantissimo. Questa qua è in bianco e nero con alcune tavole a colori, mentre questa qua è interamente a colori. Tra le due probabilmente mi è piaciuta più questa, che tratta dei ragazzini e delle loro esplorazioni, rispetto a questo che parla di un bambino e di suo nonno e le difficoltà che ha questo nonno a viaggiare, cosa che fino a questo momento aveva fatto con il suo nipotino. Però sono delle graphic novel molto tenere entrambe, che mi sono piaciute ovviamente entrambe. E niente, tra l'altro non so se l'ho detto, queste due e anche quella di prima sono edite Tunue. Andiamo avanti con una graphic novel BAO, questa qua è The Wicked and the Divine di McKelvey e Cowles, sì, ed è il primo volume edito BAO appunto. Questa qua è una sorta di retelling, se così si può chiamare nel caso di una graphic novel, non lo so. Comunque, narra della nuova vita di alcuni dei. Dei che sono dei molto innovativi, molto strani, crudeli in alcuni casi, dei poteri molto particolari. È una graphic novel con violenza, cioè è presente della violenza, è presente un determinato linguaggio, però comunque è una graphic novel che nella sua crudezza a me è piaciuta tanto. Questi sono i disegni, totalmente a colori, non mi soffermo troppo per paura di fare spoiler. So che fino ad adesso sono usciti 3 numeri, forse 4, però io sono ferma al primo, principalmente perché costa 19 euro, non è grandissima, è comunque cartonata. Però per adesso sto preferendo libri piuttosto che continuare questa serie, però conto di continuarla se riesco. E non mi piace particolarmente la cover, delle cover ce n'erano 6 differenti, però comunque ci accontentiamo. Torniamo alla Tunue, vi presento questa volta, facciamo due graphic novel di un autore che io amo alla follia.
Vale a dire Tony Sandoval, e le graphic novel di cui vi parlo oggi sono Appuntamento a Phoenix e Water Snakes, due graphic novel completamente differenti l'una dall'altra. Partiamo da Appuntamento a Phoenix, che narra la storia autobiografica dell'autore e il suo viaggio dal Messico agli Stati Uniti. Naturalmente è una storia che, per quanto breve possa essere, colpisce tanto il lettore proprio a causa del suo tema. È una storia, non è cruda, però è amara. E si legge in pochissimo tempo, però comunque rimane nella testa della persona che la legge. La mia graphic novel è autografata e sketchata dall'autore perché io, quando sono andata 2 anni fa a Lucca, ho incontrato l'autore, appunto, e quindi me l'ha sketchata. Per quanto riguarda invece Water Snakes, è un tipo di graphic novel completamente differente rispetto all'Appuntamento a Phoenix, perché è una graphic novel fantasy e secondo me è anche la graphic novel in cui Tony Sandoval riesce a uscire meglio. Sandoval è un tipo d'autore che crea disegni molto inusuali, come tra l'altro si può vedere forse anche dalla cover, e questa qua è la mia graphic novel preferita in assoluto di Sandoval, di cui ne ho lette 4, forse 5. Di cui però appunto qua ne ho soltanto due, ed è anche una graphic novel che tratta del legame tra due ragazze e delle avventure più o meno fantastiche che queste due ragazze vivono. Come ho detto, i disegni sono molto particolari, sono tutti a colori, però io adesso vorrei trovarvi una tavola che non sia spoiler, ma che vi faccia intendere che tipo di disegni ci sono. Facciamo questa. Ecco, è una graphic novel che ha delle scene, ahia, esplicite, di violenza, non di sesso, però è molto molto bella, secondo me, ne vale tanto la pena, quindi a me è piaciuta tanto, è tra le due, quindi tra Water Snakes e Appuntamento a Phoenix, per il tipo di disegno in cui secondo me Sandoval esce meglio, vi consiglio Water Snakes, anche se Appuntamento a Phoenix a me è piaciuto da matti. Anche nel caso di Water Snakes ho incontrato l'autore l'anno scorso a Lucca, e mi ha sketchato anche questa graphic novel. Poi, altra graphic novel è di Tatounoué, è Victoria di Gaia Cardinali. Questa graphic novel, come si potrà immaginare facilmente dalla cover, ha delle tavole e dei colori stupendi. Prima della trama, a me mi ha colpito proprio appunto la tavola dei colori, che è pazzesca. E questa non è spoiler, però, quindi ve la faccio vedere un po'. E come dicevo, è probabilmente quello che colpisce di più della graphic novel, nonostante tratti comunque di un tema che a me sta parecchio a cuore. Vale a dire la volontà di una ragazza di non rimanere legata nelle volontà familiari o comunque nella vita che è stata decisa per lei dal padre, ma della propria volontà appunto di esplorare, di andare all'avventura e di cercare di imparare sempre cose nuove. C'è anche una sorta di romance molto molto leggero, che però a me è piaciuta tantissimo, ed è una graphic novel che io ho divorato in pochissimo tempo, anche perché le graphic novel le divoro in pochissimo, ma che comunque mi è rimasta in testa, infatti poi l'ho anche riletta. Andiamo avanti con una graphic novel famosissima, vale a dire Nimona di Noël Stevenson, edita Bao. Io ho preso l'edizione Bao, che costa un accidente, costa tipo 24 euro, è cartonata. Praticamente tutte le graphic novel che vi ho fatto vedere, tranne le prime tre e Victoria, sono cartonate, credo, sì. E questa qua è famosissima, quindi in realtà non ci sarebbe neanche bisogno che io vi narri la trama, però appunto è un universo fantasy in cui la protagonista è Nimona, vale a dire una ragazzina che vuole diventare l'assistente del super cattivo della storia. La ragazzina inoltre può anche trasformarsi, quindi è una storia esilarante e contemporaneamente fantasy. A me Nimona è piaciuta tanto, anche se per quanto viene osannata, sinceramente mi aspettavo un po' di più. Non dico che è una brutta graphic novel, anzi a me è piaciuta e anche tanto, però credevo fosse proprio eccellente, fantastica, meravigliosa. Ma per me è stata una bella storia, sì, sicuramente la rileggerei, sicuramente la custodisco come un tesoro, però non è la graphic novel migliore che io abbia mai letto, ecco. Nonostante questo, appunto, io ve la consiglio perché comunque è divertente, è ironica, ma ha anche degli spunti di riflessione che secondo me sono importanti all'interno delle storie. E quindi sì, magari giusto se volete prendete la lezione inglese che non quella italiana, perché questa qua costa davvero un mezzo rene. Penultima graphic novel, prima della mia preferita in assoluto, è Le due metà della luna di Rocky e Carità.
Una graphic novel che ancora una volta mi ha colpito principalmente per i suoi disegni e per la cover. Differentemente da Victoria, che ha colori sgargianti, Le due metà delle luna ha colori molto cupi, che però mi hanno da subito catturata. Ed anche i disegni sono effettivamente un po' cupi, ecco, però comunque la storia non è così cupa come magari può sembrare. Si narra della luna che è scomparsa dal cielo. E a questa storyline della luna scomparsa dal cielo si unisce la storyline di una topolina che va all'avventura in un mondo grigio. In un mondo quindi che non ha sogni, un mondo che semplicemente si limita a vivere, mentre questa topolina insegue il suo sogno. Sebbene comunque ci sia un personaggio misterioso che la segue e che non si capisce che ruolo abbia. È una graphic novel molto carina e molto riflessiva, dalle tinte leggermente paranormali più che fantasy, con protagonisti che sono tanto sagaci e che di conseguenza vi consiglio. A questo punto arriviamo all'ultima graphic novel, che in realtà è una serie di graphic novel che io sto leggendo e che sto amando. Al momento sono 9 numeri, ma vi prego non vi spaventate perché potete recuperarla tranquillamente e con tutta la calma del mondo, perché i due autori hanno deciso di prendersi un anno sabbatico prima di continuare a scriverlo e di conseguenza avrete capito che si tratta di saga, aiuto, di Vaughn e Fiona Staples. Allora, saga, e magari vi faccio vedere prima le cover, poi tengo soltanto il primo numero, è numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e numero 9. Dicevo, saga, prendo come esplicativo il numero 1 perché non riuscirò mai a tenerli tutti quanti insieme in mano. È una serie completamente fantasy barra sci-fi che tratta di una famiglia, questa che vedete in cover, di due razze differenti che si innamora e che deve far sopravvivere il proprio amore all'interno di un mondo, anzi di un universo che è in lotta e che naturalmente gli dà la caccia perché la figlia a cui hanno dato luce è a tutti gli effetti considerata come un abominio, perché una sorta di ibrido tra le due razze. Già da qua si può capire quanto in realtà Saga sia innovativa, bella, originale, pazzesca, dalle vibes un po' alla Star Wars. Io ve lo dico sempre quando ne parlo perché è vero. E nonostante appunto già la trama sia pazzesca di per sé, i disegni sono un qualcosa di fenomenale. Adesso vorrei evitare di prendere un disegno un po' esplicito perché altrimenti YouTube mi banna. Però ecco. Allora, caratteristica principale di Saga è che non c'è un solo momento lento all'interno della storia. Non c'è un solo momento in cui i protagonisti si possono anche soltanto lontanamente rilassare. Perché è un susseguirsi di scene d'azione, di suspense, di elementi che emergono all'improvviso, di idee diverse. E nonostante comunque sia una serie fantasy, quindi sia una serie che viene ambientata in mondi fittizi, con personaggi fittizi, storie fittizie, in realtà c'è tanto di noi e del nostro mondo all'interno dei loro mondi. In ogni volume, infatti, gli autori si propongono in un certo qual modo di affrontare un argomento che è tipico della nostra società. In un numero si parla di aborto, in un numero si parla di violenza, in un numero si parla di dipendenza dalle droghe, in un altro si parla di prostituzione minorile e di alcolismo, si parla di multietnie, si parla di comunità LGBT. Effettivamente è una serie all'interno della quale c'è davvero, davvero tutto ed è una serie che non lascia mai un attimo di respiro al lettore. Quindi vi prego, se non avete letto Saga, dategli quantomeno una chance. Non vi fermate al primo numero, se non siete abituati alle graphic novel, ma andate avanti, magari il secondo e il terzo, perché questa qua è stata la mia prima graphic novel proprio in assoluto. E io al primo numero non ero convintissima, poi mi sono convinta verso il secondo e terzo numero, quindi casomai ci vuole comunque un po' per abituarsi allo stile diverso rispetto al libro e in generale allo stile degli autori. Altre graphic novel che ho letto, tutte della Tunue, quindi casomai andate su Amazon e ve le cercate, o comunque ve le lascio linkate giù nell'info box, sono Le memorie delle tartarughe marine, Silverwood Lake, Il ritrovo degli inutili, Pistuvino, Turno, Il buco nella rete, Snotgirl, che però non è della Tunue,
Insomma, ne ho lette davvero tante, però quelle che ad oggi mi sento di tenere in casa e di conservare sono queste. Ah, a questo punto ho finito. Niente, fatemi sapere voi se avete letto qualche graphic novel, se usualmente leggete. Consigliatemi una graphic novel, anzi, consigliatemi la vostra graphic novel preferita. Se non l'ho letta, le darò una chance, magari in ebook o in cartaceo se rientra nel mio genere. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!